Hanno fatto vedere anche una sua fotografia. Io ho detto a Tommy: lo sai, mi sembra proprio una faccia familiare. Ma è naturale che ti sembri una faccia familiare. Tommy è tuo figlio. Vera! Spiegami che cavolo stai facendo. Sto riempendo le zuccheriere. Con il sale? Mi piace tanto. È difficile capire la differenza. Sono tutte e due così bianche. Hai mai provato a leggere cosa c'è scritto sul pacchetto? Johnson e C, confezioni alimentari. Volevo dire qui. Sale. Allora che ti porto, Coccobello? Allora vorrei Adamo ed Eva sulla zattera, mucchiati con due bianchi e un nero molto robusto. Cioè due uova a occhio di bue su una fetta di pane e una tazza di caffè molto forte. Adamo ed Eva sulla zattera, ammucchiati con due bianchi e uno nero molto robusto. Senti, il nostro camion si è rotto. Possiamo parcheggiarlo qui finché non lo riparano? Tu sei sposato? No. Allora parcheggia pure quanto ti pare, amore. Lo cerca anche la mafia, capito? Perché loro vogliono impedirgli di testimoniare. E vorrebbero dargli il bacio della morte. Un bacio della morte? Io che credevo di avere ormai provato tutto. Sì, posso fare qualcosa per lei? Può darsi, sto cercando un uomo. Anche noi, sa? Vera! Dove è andata quella rimbambita? Vera! Aiuto! Aiuto! Dove sei, Vera? Non lo so! Dove sei? Dentro il locale! Dove dentro il locale? Non lo so, questa non è la mia zona! Che diavolo fai? Cosa fai? E io non sapevo più dove mi trovavo. Non è certo una cosa nuova. Come mai è tornato? Non siamo riusciti a trovarlo, così abbiamo pensato ad organizzare un posto di blocco. Oh, che bellezza, non ci sono mai stata. È una specie di corsa campestre. Un bel po' di pesche. Già, non le sfugge niente, vero? Oh, soltanto il nostro mistero. Beh, qui non c'è niente. A parte noi pesche. Credo sia meglio finire la perquisizione. Mi parla un pochino di lei, il suo lavoro deve essere veramente eccitante. No, no, sono soltanto il classico tipo alto, ben piantato, mascella quadrata, agente dell'FBI. Allora, perché non fai il tuo dovere, eh? Cosa vuole dire? Perquisiscimi per porto d'armi abusivo. Ma non credo che questo sia necessario, sarà meglio perquisire il locale. Lo sai che... potresti anche mettermi le manette se lo volessi. No, no, senza complimenti. Io credo che le uniformi siano molto sexy, tu no? Io non sono in uniforme. Tu no, ma io sì però. Non ci resteremo perché andremo tutti in galera. Io non voglio andare in galera, mi sentirei prigioniera. Che cosa le porto? Dipende, qual è la specialità? Pasticcio di pesche. Sul serio? Già, e se quello non le piace, abbiamo anche pesche in insalata, pesche con le uova, pesche pane, pesche alla melba e una bella porzione di pesche in Macedonia. Che cosa ne dici? Allora, ne porti una bocca. Sicuro? Più che sicuro. E mi raccomando che sia ben cotta. Un hamburger alla pesca, ben cotta.